benvenuti. Oggi è martedì 12 marzo 2024. Il sole sorge alle 6:16 e tramonta alle 18:04. La luna sorge alle 7:25 e cala alle 20:51. Oggi si celebra San Massimiliano. Massimiliano è un nome di origine latina, variante di Massimo. Significa grandissimo, sommo, eccelso. Originariamente indicava il maggiore tra i fratelli. Oggi vi parliamo di un argomento che ci riguarda tutti da vicino: la libertà di espressione in rete. Si tratta della giornata mondiale della lotta contro la cybercensura. Sapete cosa significa cybercensura? Significa che in alcuni paesi del mondo i governi controllano tutto quello che si dice e si fa su internet, impedendo ai cittadini di accedere a informazioni, contenuti e comunicazioni libere. A volte addirittura bloccano completamente la rete, isolando il paese dal resto del mondo. Beppe Fiorello compie 55 anni, attore, produttore e regista, fratello minore dello showman Rosario e della scrittrice Catena. Ha iniziato la sua carriera come tecnico in un villaggio turistico e come conduttore radiofonico su Radio DJ, con il nome d'arte Fiorellino. Ha debuttato in TV con il programma Karaoke su Italia 1 e al cinema con film come L'ultimo Capodanno di Marco Risi. Ha recitato in numerose fiction di successo per la Rai, interpretando numerosi personaggi storici. Vittoria Cabello festeggia 49 anni, conduttrice televisiva e attrice, nata a Londra da padre italiano e madre britannica. Ha esordito in TV con un programma di divulgazione scientifica e poi è diventata VJ di MTV Italia, conducendo trasmissioni come Select, Hit List Italia e Veri Vittoria. Ha fatto parte del cast delle Iene su Tele 1 e ha co-condotto il Festival di Sanremo 2006 con Giorgio Paraniello e Ilary Blasi. Ha presentato Quelli che il calcio su Rai 2 e ha fatto parte della giuria di X Factor. Stromae celebra 39 anni, cantautore, produttore e rapper belga. Ha iniziato a fare musica a 11 anni e ha raggiunto la fama internazionale con il singolo Alors on Danse. Ha collaborato con artisti come i Black Eyed Peas, Kanye West e William. Tra i suoi maggiori successi, Formidable, Papa Ute e Tu Le Même. Un uomo che ha segnato la storia dell'Italia in molti campi: l'industria, la politica, lo sport. Beh, stiamo parlando di Giovanni Agnelli, noto anche come l'avvocato per la sua laurea in giurisprudenza. Nato a Torino il 12 marzo del 1921, Agnelli ereditò dal padre la guida della Fiat, la più grande azienda automobilistica italiana, fondata dal nonno e per 40 anni ne fu il timoniere. Appassionato di calcio, fu il patrono della Juventus, la squadra di cui era tifoso fin da bambino. Sotto la sua presidenza onoraria vinse numerosi trofei, diventando una delle squadre più forti e amate del mondo. Vi è mai capitato di tossire o starnutire quando vi pulite le orecchie col cotton fioc? Beh, sappiate che non siete gli unici. Si tratta del riflesso di Arnold, scoperto da un medico tedesco nel 1895. Questo riflesso si attiva quando stimoliamo l'orecchio esterno e fa reagire il nervo vago che collega l'orecchio alla gola e all'addome. Il nostro corpo cerca così di espellere qualcosa che sente come estraneo, in questo caso appunto il cotton fioc. Ma attenzione, perché usare il cotton fioc per pulire le orecchie, diciamo che non è una buona idea, perché può danneggiare il timpano o spingere il cerume più in profondità. Adesso sentiamo i consigli che hanno da darci oggi le stelle attraverso le parole di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi la bella Venere entra nel segno zodiacale dei Pesci, la capacità d'amare più grande di tutto lo zodiaco. Ariete, una Venere che entra nel vostro ideale dodicesimo campo, quindi una Venere un po' piena di dubbi, di incertezze, ma che porta una grande emozione e sconvolgimento. E se ve lo state chiedendo, beh sì, siete proprio innamorati. Toro, la giornata di oggi prevede lo spostamento di Venere in Pesci, quindi una Venere amica, una Venere che finalmente torna in esaltazione e quindi, essendo il vostro pianeta,
fa iniziare un periodo positivo e bello per voi e decisamente più sereno, sperando sempre che Marte e Urano facciano pace. Sicuramente c'è un po' di fortuna in più. Gemelli, Venere comincia a essere dispettosa, oggi si insedia in Pesci, per cui il regime di quadratura per voi, quindi probabilmente in amore, forse non tornano proprio i conti. Sarà interessante confrontarsi con il partner su difficoltà comuni. Cancro, Venere magnifica per voi oggi, il regime di trigono è quanto mai bene accolta, proprio perché morivate dalla voglia di mandare avanti un rapporto a cui tenete veramente tanto. Con tutte queste energie vi sentite più creativi, più portati per la casa, l'arredamento e soprattutto per tutto quello che riguarda la bellezza, che in molti casi potrebbe diventare un lavoro. Leone, la giornata di oggi prevede la fine dell'opposizione di Venere, si respira un po' di più in amore, oggi va tutto un po' più liscio, gioite, ne migliora anche la salute e si risolvono alcune problematiche legate al denaro. Vergine, Venere oggi entra in opposizione e seppure ci può essere qualche sentimento in corso, i sentimenti sembrano contrastati da una serie di tensioni, probabilmente sarà il caso di affrontare le difficoltà, l'opposizione di un pianeta mette il pianeta inevitabilmente a nudo rispetto alla sua problematica, quindi non avete scuse, affrontate semplicemente la difficoltà. Bilancia, la giornata di oggi prevede la Venere in Pesci e perde il trigono ai vostri gradi. Probabilmente oggi vi sentirete un po' senza l'appoggio solito della compagine su cui avete finora potuto contare. Cercate semplicemente di essere più autocentrati e di cavarvela un po' più da soli. Torneranno poi i tempi in cui verrete supportati come vi aspettate. Scorpione, la giornata di oggi prevede la fine delle ostilità di Venere che dalla quadratura passa invece a un meraviglioso trigono, stupenda configurazione per voi che vi aiuta a costruire un amore più solido e più centrato. Sagittario, la giornata di oggi prevede l'inizio della quadratura di Venere per voi, quindi attenti agli accordi e state bene attenti a seguire le cose che legalmente o burocraticamente hanno bisogno di un iter ben preciso, non lasciate nulla al caso. Capricorno, giornata oggi con una Venere che diventa, dopo che oggettiva, molto compatibile e quindi parla d'amore, ma parla soprattutto, proprio perché spostandosi in Pesci, corrisponde alla vostra area della comunicazione, quindi gestite con maggiore agilità la voglia che avete di discutere dei vostri sentimenti o di ciò che provate per una persona, facendo anche dei progetti per il futuro. Acquario, la giornata di oggi prevede il saluto alla vostra Venere che è stata vostra ospite per settimane nei vostri gradi e vi ha portato l'amore sicuramente. Spostandosi in Pesci diventa oggettiva, pratica, concreta, quindi e le storie che avete iniziato o gli accordi che avete siglato oggi cominciano a dare i loro frutti oggettivi. Pesci, benvenuta Venere, il pianeta nei vostri gradi è in esaltazione, ovvero significa che dà il meglio di sé. Più fortunati di così, si congiungerà presto a Saturno e quindi cementerà una promessa d'amore e poi piano piano arriverà a sognare con Nettuno. Inizia per voi uno dei periodi più belli dell'anno. Antenna Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Il 12 marzo del 1610 veniva pubblicato uno dei libri più importanti nella storia della scienza, il Sidereus Nuncius, il messaggero celeste, scritto dal grande Galileo Galilei. In questo breve trattato Galileo racconta le straordinarie scoperte che ha fatto osservando il cielo con il suo telescopio, dai crateri sulla Luna fino alle innumerevoli stelle della Via Lattea, mettendo in discussione la visione del mondo e dimostrando che sono la Terra e gli altri pianeti ad orbitare attorno al Sole.
quando diciamo che qualcuno dorme sugli allori, intendiamo che si riposa sugli onori e i meriti acquisiti senza cercare di migliorarsi o di affrontare nuove sfide. Per esempio, se uno studente ha passato un esame difficile, non deve dormire sugli allori, ma deve continuare a studiare e impegnarsi. Ma perché proprio questi allori? Beh, è un'espressione che ha una storia molto antica, che risale alla Grecia e alla Roma classica. Gli antichi greci veneravano l'alloro come la pianta sacra di Apollo, il dio della poesia e dell'arte. Per questo incoronavano con l'alloro i vincitori dei giochi olimpici e i poeti e gli artisti più famosi. Anche gli antichi romani adottarono questa usanza e usarono l'alloro per premiare i generali, gli atleti, gli imperatori e gli intellettuali. Chi dorme sugli allori, quindi, è colui che si ritiene soddisfatto di aver raggiunto un traguardo importante nella vita e non si propone nuovi obiettivi. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Il matto di oggi ha scritto un libro simbolo della letteratura americana in 3 settimane, su un rotolo di carta e sotto l'effetto di anfetamine. È Jack Kerouac, il padre della Beat Generation, il movimento che ha sfidato il conformismo e il capitalismo degli anni 50. Kerouac ha raccontato la sua vita on the road, i suoi viaggi in America, le sue esperienze intrise di alcol, droghe e jazz. Ha creato un capolavoro sulla strada che ha ispirato generazioni di lettori, ma ha pagato caro il suo stile di vita. È morto a 47 anni, solo, malato e depresso. Ci salutiamo con la frase del giorno. Stai lontano dalle persone negative. Hanno un problema per ogni soluzione. E anche oggi la nostra puntata finisce qui, ma ormai lo sapete, il nostro appuntamento ogni giorno con l'Almanacco, quindi buona giornata, ma ci vediamo domani.